spoglio oggi delle mie veste istituzionali e parlo da uomo, non è più concepibile che per una perdita di un posto di lavoro, per una cartella esattoriale, un pignoramento della propria casa, per l'impossibilità di dare da mangiare ai propri figli, una persona si deve levare la vita. Lo Stato, in particolare la Regione, non può permettere tutto questo e soprattutto i politici, quelli che fanno una buona politica, non possono rimanere inermi. Noi infatti sia nella vecchia legislatura sia nella nuova proporremo dei meccanismi e dei sussidi per cercare di aiutare in maniera chiara e netta queste persone. Oggi questi meccanismi, questi strumenti, questo cosiddetto Stato sociale in Sicilia è assente. Una delle battaglie che porteremo avanti all'interno dell'Assemblea regionale sarà proprio quella di cercare di trovare provviste degli strumenti finanziari per dare un minimo di garanzia a tutti coloro che perdono il posto di lavoro per mandare avanti la propria famiglia e evitare questi gravi lutti familiari.